Bella a Bella a tutti tutti ragazzi, ragazzi, io e sono Francesco io sono Valerio. e oggi siamo qua in un altro video sui quiz. L'abbiamo trovato quello su Dragon Ball e oggi ne andremo a fare. Non sappiamo cosa ci aspetta perché boh, è un po' strano, però ragazzi, dobbiamo farci conoscere su YouTube come quelli che hanno fatto tutti i quiz che possono esistere sugli anime. Perché li conoscono Perché e li non per la conoscono memoria. su Dragon Ball, no, che sto dicendo, sugli anime in generale, diciamo. Vabbè, Dragon Ball penso che le sappiamo un Le po' sappiamo tutte. praticamente Per tutte. ora, oggi andremo a vedere. Le sappiamo un Le po' tutte. sappiamo praticamente Per tutte. ora. Quante Ok. stelle ha la sfera del drago del nonno Gon? Beh, Del nonno 4. di Goku, 4 molto ovviamente. semplice. Ragazzi. Chi di questi combattenti non sa volare? Il genio. Il genio. Perché Videl, anche se è un essere umano, ha imparato a volare. La fusione di Goku e Vegeta ottenuta usando Ipotara si chiama. Allora, sarebbe, in questo caso ci Vegeta. sono dei problemi perché Vegito Allora. è la traduzione in inglese. Vegu non può essere, Gina nemmeno, Gogeta nemmeno, Vegetto. Vegetto è in giapponese, Giapponese. Vegito è in inglese e Vegeku è in italiano. Quindi sono tutte e tre giuste. Però adesso lui quale vorrà? Credo. Allora, quale c'era nelle figurine di Dragon Ball commercializzate in Italia? C'era scritto Vegito, mi sa. Vegetto io non ho mai sentito dire. Penso sia Vegeta. Infatti. Ecco. Ecco. Comunque Vegetto è giusto, quindi creatore fai schifo, vabbè. Quale quadrante sovrintende? Quale quadrante sovrintende il Rekkaio amico di Goku? Ah, ok. Ah, Ovest. ovest dovrebbe essere. Facciamo schifo. Facciamo bene, no, no, ma no. Ricominciamo. No, 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 rifacciamolo. No, vabbè. Come finisce lo scontro tra Trunks e Mr. Satan? Allora. Shingo arriva e salva Mr. Satan. Trunks fa finta di. Butta, Trunks aspetta. Mi pare che. fa finta di perdere. Allora, io mi ricordo che questo succede con C18. Sì. E dice dammi i soldi e perde, Però no? Trunks non lo farebbe. No, Trunks gli dà un pugno in faccia e Sì. lo distrugge troppo forte. Sì. E poi alla fine. E lo butta fuori dal ring e tutti dicono ah bravo, il Mr. Satan l'ha Aspetta, fatto ma Shinbu vincere. aspetta, ma io. No, no, è questo. Ok. Visto. Quando si sono fusi per la prima volta, chi era più forte? Goten o Trunks? Trunks. Trunks, sì. Di poco. C'è scritto nel manga che di Sì, poco. perché era un po' più grande, Era quindi. un po' più grande. Cosa succede quando Vegeta diventa Super Saiyan per la prima volta? Struggi una meteora, uccide C19 con un solo colpo solo. Sconfigge Goku per la prima volta da tempo, Bulma gli fa perdere concentrazione, Majin Buu fa la sua apparizione. Ed è Allora, uccide C19 con un colpo solo, sì, dovrebbe dovrebbe essere questo. Anche se mi ricordo che nell'anime succede un qualcosa, tipo che lui si allena nello essere. Sì, spazio. perché sale tra pianeti e vari, Sì, ma vabbè, però. ma l'anime non ha senso. Invece E no, infatti, e ragazzi, invece si basava su quella cosa dell'anime che veramente, come abbiamo detto, non ha senso. Cioè, lui si gira per lo no. Perché spazio. lui per allenarsi salta da un pianeta all'altro così. Vabbè. Non ha molto senso, però. Comunque. Quale forma di Majin Buu si vede per l'ultima? Per ultima? Kid Ovviamente Kid Buu. Buu. Ovviamente. Però diciamo, questo testo non me l'aspettavo così, è abbastanza carino. Carino. Cos'è Dragon Ball Kai? Sequel di Dragon Ball GT? Una versione revisionale di Dragon Ball Z? Un prequel di Dragon Ball ambientato sul pianeta Vegeta? Una serie creata dai fan? Non esiste. Una versione revisionata di Revisionata di Dragon Ball Dragon Z. Ball Z. Ok, già, almeno questo. Chi insegna le arti marziali a Goten da bambino? Kiki. Da bambino l'ha insegnata Kiki. Perché Non so, non mi ricordo. nell'anime mi ricordo che ci sono delle scene dove picchiava Kiki Goten perché diventava troppo forte. Trunks del futuro è venuto nel passato per sconfiggere Cell, Vegeta e Gli androidi? gli androidi. No, perché ci vogliono fregare, perché dice Cell. Come muore Goku per la prima volta? Ucciso da Vegeta? No, nello scontro con Radish, sì. Caso di una malattia cardiaca. Dopo, quando il pianeta Dopo Namek esplode, non non muore. muore. È un incidente sul pianeta Vegeta. Non No, muore no. perché viene lanciata nella cosa. Scontro con Radish. Sì.
Qual è il vero nome degli androidi C17 e Lapis e C18? Lazuli. Lapis e Lazuli. Vabbè. Io questa non so come la so, però tipo certe volte viene, mi pare menzionato nell'anime inglese di Dragon Ball. Vabbè, mi ho finito 11 Oh, su 13. Vabbè, vabbè, ma perché? quella dell'ovest e nord abbiamo fatto schifo noi, Quello lo ammetto. ammettiamo. L'altra Però l'altra si basava sull'anime, distrugge una ragazzi. meteora. Non è. Possiamo prendere. Ragazzi, lì abbiamo tutta la collezione del manga di Dragon Ball. Possiamo prenderlo e vediamo che in verità non si trasforma lì. Però diciamo che questo test è stato carino. Non me l'aspettavo così, in dir la verità. Perché Beh, sì, è stato bellino. inizialmente c'erano delle risposte molto banali, però in verità dopo le risposte si facevano molto Diciamo, semplice, no? articolate. Bello ragazzi, questo test io gli do voto 10. 10. E quindi ragazzi, adesso andremo a copiare qualche altro video di qualche altro youtuber e porteremo un altro quiz. Noi ci vediamo a quel Appunto, video. a un prossimo video. Ciao Ciao ciao. ragazzi.